Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, incredibile ma vero, di nuovo su Dragon Ball Xenoverse 2. E sì, avete capito bene dal titolo e dalla miniatura, andremo a giocare quest'oggi con Cellmax, il vero Cellmax, non è una mod, direttamente dal DLC numero 16. Ma prima di iniziare vi invito fin da subito a lasciare un bel like a questo video e mi raccomando, devo fare delle precisazioni perché sono doverose. Prima di tutto, sì, questo è il Cellmax in realtà dell'aggiornamento del DLC numero 16 ed è reale, non è una mod, quindi non è stato creato dai modder, è presente all'interno dei file di gioco, ovviamente è il Cellmax affrontabile, quello lì che è presente all'interno del raid, che quindi non è giocabile e che non sarà mai giocabile, ok? Questa cosa va specificata, quindi anche con l'uscita del DLC numero 16 vero e proprio, quindi con Orange Piccolo, Guan Beast, eccetera eccetera, non ci sarà comunque la possibilità di giocare con Cell. È una cosa fattibile soltanto su computer e sfruttando i dati che sono presenti all'interno dell'aggiornamento, mi raccomando. Ma detto questo, visto che possiamo divertirci, facciamolo, quindi giochiamo un pochino questo Cellmax. Come vedete ragazzi, questo è uno dei motivi per cui i personaggi come Cellmax, cioè i personaggi giganti per l'appunto, le grandi scimmie e tutto il resto, non sono giocabili all'interno del gioco come personaggi all'interno del roster, ecco. Perché come vedete già solo dal punto di vista della telecamera, guardate qui cosa accade. Andiamo a vedere un pochino Cellmax come si muove. Abbiamo ovviamente all'interno dell'addestramento tutte le varie mosse che ci vengono messe, in realtà che vengono messe a disposizione di Cellmax all'interno del raid. Ora, qui sarà un pochino difficile onestamente mostrarvelo per bene, però allora, queste qui che vi sto facendo vedere in questo momento attuale, che purtroppo non stanno riuscendo comunque a colpire, sono le combo classiche con quadrato, ok? Quindi i colpi leggeri. Abbiamo poi anche i colpi pesanti, che comunque non riescono a colpire Gohan, ma comunque dopo proveremo a fare sicuramente una parallela e proveremo a vedere un attimo cosa accade con questo Cellmax, ecco. Proviamo invece con cerchio, che in teoria funziona per i colpi d'aura. Ok, praticamente fa una sorta di salto. Ora, facciamo attenzione. Sì, ok, salta praticamente, non fa nient'altro. Ecco, vediamo se riesco a spostare anche un pochino la telecamera. Magari sì, la sto riuscendo. Ma non sto riuscendo in realtà ad avvicinarla. Vediamo se riesco in qualche modo, perché così è un po' tostarella, ecco. Sapete cosa mi ricorda tutto ciò? Mi ricorda quando ho portato la mod sul canale di Attacco dei Giganti. Sì, del gigante colossale, se non vado errato. Incredibile quella lì, incredibile. Però lì mi sembra che lo affrontavo il gigante colossale, qui invece lo stiamo utilizzando. Non me lo ricordo raga, poi lo trovate sul canale, ecco, nel caso. Proviamo a vedere con... Ok, questa dovrebbe essere, credo, la parata in un certo senso, che non funziona da parata. Proviamo a vedere se si muove in velocità, ma non mi sembra, no. Non ha praticamente degli scatti. Andiamo a vedere un attimo le mosse. Abbiamo il Purge Cannon. Vediamo. Ah, ok, questi sono ovviamente quelli che abbiamo visto all'interno del raid, come attacchi speciali, insomma. Quindi abbiamo soltanto questo Purge Cannon. Poi abbiamo Max Barrier, vediamo. Che bella, ma funziona tutta... Cioè, vediamo un attimo se fanno danni questi qui, perché allora, questa qui dovrebbe essere una suprema evasiva, però vediamo. Ok, sì, dannetti effettivamente li fa, voi starete vedendo sicuramente qui sopra. Sì, qualche dannetto effettivamente lo fa. Abbiamo poi l'explosive scream, quindi l'urlo esplosivo. Ah, ok, bellissima, ed è la sua mossa suprema, ragazzi, stupenda questa qui. Stupenda, ovviamente ci mette un botto a caricare, però dovrebbe comunque colpire questa. E se fa ragazzi, 25.800 di danno. 25.800. Sapete che vi dico? Mi voglio andare a fare subito una parallela con questo Cellmax e voglio vedere un attimo come cosa esce fuori, ecco, cosa esce fuori. Ci vediamo fra poco. Allora, mi sono lanciato all'interno di una parallela abbastanza tranquilla, quindi la terra in pericolo, sconfiggi 6 ragazzi, comunque una verso il 30, 40, non mi ricordo come numero. Questa qui è la visuale di Cellmax all'interno della parallela, quindi con la telecamera che gli gira dietro. Ok, vediamo però la giocabilità di questo Cellmax all'interno di una parallela. Com'è, insomma, vediamo se è possibile effettivamente giocarci. Tra l'altro ragazzi, si sente che anche il gioco fa un po' di difficoltà, perché avendo il modello così grande Cellmax, il gioco letteralmente non fa fatica, ecco, fa fatica a,
a gestirlo. Allora, proviamo ad attaccare Vegeta. È un casino comunque, ragazzi. È un casino a livello di telecamera. Io faccio così, dai. Mi sa che devo andare per forza di Suprema, perché non riesco ad attaccare i nemici. Cioè, proprio non ci riesco, raga. Proviamo con la Suprema, vediamo che cosa riusciamo a fare su Vegeta, quantomeno. Cell, dovresti lanciarlo però dall'altra parte, perché... perdonami. Non so dove tu abbia lanciato questo Explosive Scrip. Allora, diciamo che per il momento... giocare con Cellmax in una parallela e tutto il resto non è proprio il massimo, ecco, diciamo che... Ah, che bello, fino a... questo doveva accadere, vedete? Dicevo, non è proprio il massimo perché è un esperimento che sta andando un pochino così, ok? Non che mi aspettassi questa incredibile giocabilità. Vediamo col Purge Cannon se riusciamo a colpirli. Ok, allora, effettivamente a colpirli ce la facciamo, attenzione. Andiamo su Nappa. Però mi sa che facciamo pochissimo danno, raga. Ed è incredibile questa cosa. Non capisco perché. Ah, proviamo un attimino. Allora, ok. Non devo arretrare in questo modo, assolutamente. Non riesco a colpire Nappa. Faccio strafatica proprio. Proviamo a vedere la Max Barrier. Ok, con questa sembra... sembra che riusciamo a fare di più qualcosina. Raga, come vedete con la telecamera è un casino. Adesso capite meglio perché alcuni personaggi, proprio Xenoverse, non può permettersi di renderli giocabili, ecco. Ma anche gli altri giochi come Legends, ad esempio, per dirvi lì, hanno trovato una sorta di escamotage all'interno delle Legendary Finish per quanto riguarda i personaggi giganti. O meglio... ah, mi ha messo giù! Praticamente in questo momento è come se avessi esaurito... quella sorta di barra del vigore, tra virgolette, all'interno del raid di Cellmax. E quindi sono vulnerabile. Da adesso in poi però mi sa che non sono più vulnerabile. Che casino. Vabbè raga, allora io letteralmente l'unica cosa che posso fare contro questi personaggi è utilizzare l'Explosive Scream. Però sapete una cosa? Mi sta facendo venire tanti... ah, perfetto. Allora, diciamo che all'interno delle parallele è abbastanza tedioso utilizzare Cellmax, ok? Cioè, schiattiamo tutti perché siamo quasi invulnerabili, e questo va detto. E ovviamente possiamo anche lanciare quella cavolo di Suprema, raga, e sfondare qualunque cosa. Quindi è una sorta di one shot quella, diciamolo. Qui, come vedete, vabbè, ci devono prima attaccare parecchio, prima o poi di buttarci giù, effettivamente. Però, se ci si mettono, possono farcela a buttarci giù. Io credo che... casino immenso. Che cosa sta succedendo? Ah, sapete che cosa mi è venuta voglia di fare? Di lanciarmi all'interno della modalità foto. E voglio provare soltanto a vedere in definitiva un attimo Cellmax come viene gestito all'interno a livello di animazioni. Perché sapete che quando carica la Explosive Scream è veramente tanto figo. Andiamo a vedere. Allora, intanto qui mi hanno di nuovo buttato giù. Diciamo così, torniamo a Canton City e andiamo nella modalità foto. Allora, eccoci in modalità foto. Proviamo un pochino a vedere questo Cellmax. Ragazzi, il modello è tanta roba. Cioè, per me, nonostante... allora, a me Xenoverse piace dal punto di vista dei modelli. Molti, secondo me, non sono incredibili, ecco, mettiamola così. Ma secondo me con gli ultimi stanno facendo veramente un lavorone incredibile. Questo qui di Cellmax, ragazzi, è veramente tanta roba. Anche a livello di dettagli, a me piace tantissimo. Ma quello che volevo vedere assolutamente erano le animazioni durante le mosse. Ad esempio, vediamo durante il Purge Cannon cos'è che fa effettivamente Cellmax all'interno della modalità foto. Cioè, com'è che appare. Allora, diciamo che così possiamo mandare un attimino avanti. Vabbè, non male, non male. A livello di animazioni veramente bello, ci sta per il momento. Vediamo anche la Max Barrier. Vabbè. Anche qui, raga, sembra quasi di vedere letteralmente Dragon Ball Super Super Hero, anche perché era comunque CGI, ragazzi, quindi ci troviamo per forza di cose. Diciamo che Cellmax forse rende anche benissimo, proprio perché comunque lo stile sempre quello è, CGI per CGI in un certo senso. Qui ci sta tantissimo. L'unica cosa, sapete, che non sono riuscito a fare è volare in qualche modo, perché lui in qualche modo ce la fa effettiva. Ah, ecco. Ok, quindi è praticamente questo salto con cui lui muove le ali, ok, ok. Per il resto volevo provare l'ultimissima cosa, l'Explosive Scream, perché si era intravisto un bel gioco di luci. Allora, eccolo qui, sono finalmente riuscito ad arrivare a Cellmax, guardate quanto è bello, raga. Secondo me ci sta un botto, tra l'altro questa modalità foto è veramente tanta, tanta roba per quanto mi riguarda, veramente bella. Eccolo qui, ve lo faccio vedere anche un pochino più in movimento, insomma, animato.
Dai, secondo me ci sta un botto sto Selmax. Ragazzi, io voglio sapere assolutamente voi cosa ne pensate di questo Selmax che vi sto mostrando all'interno di Dragon Ball Xenoverse 2. Fatemi sapere assolutamente se vi è piaciuto e se volete magari altri video di questo genere, anche se in questo caso, ragazzi, si parla veramente del personaggio reale. Ovviamente in altri casi si parlerebbe di personaggi moddati, ecco, quindi è bene tenere a mente questa cosa. Però questo qui è l'originale in tutto e per tutto, veramente spettacolare, spettacolare. Detto questo, ragazzi, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete per altri video di Xenoverse 2 e quindi noi ci vediamo appuntamento al prossimo video.